I vigili del fuoco della Catalogna occidentale sono ancora impegnati a spegnere gli incendi che da mercoledì scorso hanno distrutto circa 1600 ettari di vegetazione. Con l'ausilio dei Canadair, i pompieri stanno arginando le fiamme, presumibilmente causate dalle elevatissime temperature. In quella che è la peggiore ondata di calore dal 1981, le temperature hanno superato i 40 gradi in molte zone del paese e finanche di notte non sono scesi al di sotto dei 20 gradi. A partire da sabato i termometri dovrebbero iniziare a scendere nella parte occidentale della Spagna, tuttavia il caldo estremo dovrebbe continuare nella parte orientale, con 43 gradi previsti a Saragozza e più di 40 a Pamplona. In Francia invece 12 dipartimenti sono in allarme rosso per l'ondata di calore a partire da oggi. Anche qui spesso si superano i 40 gradi. In totale ad essere colpiti sono circa 18 milioni di persone. Il Ministero della Salute ha attivato un numero verde per rispondere a domande e dubbi e il Ministero dell'Istruzione ha annunciato la chiusura delle scuole in data odierna per gli alunni dei dipartimenti maggiormente accalorati.